bentornati in questo telefonato video tutorial. Qui parla Simone Bonomi e bentornati ovviamente nella taverna di Accordi e Spartiti. E con questo video tutorial di chitarra proverò a spiegarti uno dei brani, a mio avviso, italiani più belli mai scritti e interpretati. In questo caso interpretata da Mina e scritta da Maurizio Costanzo con l'arrangiamento, pensate un po', di Morricone. Giustamente hanno pensato, ma prendiamo una che canta bene, Mina, prendiamo uno che arrangia bene, Morricone, mettiamoli insieme e vediamo che cosa succede. Quindi questo video tutorial non sarà proprio così facile, anche perché il brano originale è in fa diesis, che è una tonalità un po' scomodina per la chitarra. E per si detto motivo metto un capotasto al sesto tasto, in modo tale che l'accordo di Do maggiore in realtà sia un accordo di fa diesis maggiore. Quindi tutti gli accordi e le tablature che vedrai sono pensate come se fosse in Do maggiore, quindi come se la chitarra cominciasse dal sesto tasto. Intro. Gli accordi sono semplicemente due, Do maggiore e Fa maggiore settima, che prendo in questo modo, con il pollice che mi suona al basso sulla sesta corda e il micantino libero. La ritmica della mano destra per l'intro e per la strofa è la seguente. One. Ovviamente fatta così fa veramente schifo. Si può dire schifo? Sì, dai, in questo caso si può dire. Perché dovrai cercare di essere molto delicato e soprattutto molto dinamico. Sentiamolo con un accordo. Quindi non questa cosa. Anche se il movimento della mano effettivamente è lo stesso. Temino della tromba. Ma proviamo a incastrare su questi accordi il temino della tromba. Se noterai che è un po' troppo difficile, non c'è nessun problema, tieni questa ritmica e questi accordi e passa direttamente alla strofa. E per te che sei curioso e che hai desiderio di incastrare la melodia delle trombe su questi due accordi, ti svelo che il capotasto al sesto tasto l'ho messo solo ed esclusivamente per riuscire a fare con più pulizia e precisione la melodia. Ho pensato infatti ad un arpeggio su questi accordi, Do maggiore, Fa maggiore settima, quindi con il basso di Fa sulla sesta corda, uguale al Fa maggiore settima basso Do, ma con il pollice sulla sesta corda, oppure un Fa maggiore settima con l'aggiunta della nona, quindi con la terza corda libera e il basso di Do. Prova ora a seguirmi con la tablatura e mi raccomando, occhio alle pennate. Parto con un arpeggio di Do maggiore, Fa maggiore settima, alzo il medio e ritorno a Do. Melodia. Fa maggiore, alzo il medio, Fa maggiore è molto particolare, quindi non mi ricordo la sigla che ti ho detto, terzo Fa maggiore settima con l'aggiunta della nona, basso Do e su questo accordo ho la melodia. E quindi con l'accordo di Do poi parte la strofa. Sentiamolo quindi a velocità e senza interruzioni idiote. Comincia quindi la strofa. E gli accordi sono Do maggiore, basso Sol, Fa maggiore settima, con il nostro amico pollice che ci fa il basso, Sol maggiore, con la prima corda stoppata, quindi canta il Re sulla seconda corda, e di nuovo Do maggiore, basso Sol, con la frasettina del temino. Ovviamente se non sei in grado, tieni la ritmica dell'accordo di Do che va bene uguale. Fa maggiore settima, Sol maggiore e Mi minore. Segue La minore, o anche volendo La minore settima, è uguale come preferisci, io preferisco La minore settima. Fa maggiore settima, Do basso Mi con il medio che mi stoppa la quinta corda e di nuovo Fa maggiore settima. Oppure se sei un po' più bravino, Fa maggiore settima con l'aggiunta della nona e il basso di Do, che è quello dell'intro praticamente con l'arpeggino, perché anche qua c'è la melodia delle trombe. Di nuovo Do maggiore, basso Sol, Re maggiore, basso La, quindi sposto avanti la forma dell'accordo di Do, basso Sol di due tasti,
Quindi sì, sarebbe un re con l'aggiunta della quarta, l'aggiunta della nona e il basso la, sigla un po' assurda. Sol maggiore e sol settima per lanciare il ritornello. Come ritmica teniamo sempre la ritmica numero 1, che è quella che abbiamo visto poco fa. Lo stupore della notte spalancata sul mare. Frasettina. Ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. Poi nel buio le tue mani. Frasettina sulle mie. È cresciuto re maggiore, sol questo nostro e sol settima per andare al ritornello. Che bella strofa. E gli accordi del ritornello saranno do maggiore, sempre con il basso sol. Io faccio il basso sol non perché voglia contraddire il maestro Morricone, ci mancherebbe altro, ma perché così ho un po' più di bassi, già qua siamo alti e poco carica di bassi, almeno così ho un accordo un po' più pieno. Quindi dicevo do maggiore, basso sol, fa maggiore, settima, sol, mi minore, pardon, la minore, fa maggiore e sol. Di nuovo do, basso sol, la minore settima, sto giro cambiamo, mi minore, fa maggiore settima, sol e do, basso sol. E intanto arriviamo fino qui, anche perché la ritmica cambia un pochino e la ritmica nel ritornello a me piace farla con degli accenti diversi rispetto a come ho fatto la strofa, anche perché era un po' più delicata la strofa, un po' più intima. Quindi cerca di tenere una ritmica di questo tipo. Quindi gli accenti sono pa 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 pa. Mi sono dimenticato di aggiungere tutte le pennate, sono in giù. Sentiamo quindi. Se telefonando io potessi dirti io ti chiamerei. Se io vedendo ti fossi certa che non soffri ti rivedrei. Arriviamo quindi al ritornello però. Ma cosa sto dicendo? Siamo già al ritornello. La seconda parte da do maggiore però si modula a mi maggiore. Mi sono confuso. Troveremo pertanto mi maggiore, la con la seconda sospesa, quindi sus 2, un sol diesis minore molto particolare che prendo in questo modo con il si e il mi che suonano liberi, quindi con la prima e la seconda corda, perché poi in realtà non sono proprio si e mi, ma con la prima e la seconda corda libera e il pollice che mi suona il basso sulla sesta corda. Poi do diesis, minore settima, la, sus 2 e si, quarta, sempre con il si e il mi liberi. Ma non è finita, mi maggiore, do diesis, minore settima, sol, diesis minore, do diesis, minore settima, la, si, quarta, e la ovviamente era sus 2, e l'ultimo accordo, mi maggiore. Se guarda. Sapessi dirti basta, ti guarderei, ma non so. So che non vedevi l'ora di sentire Se telefonando cantata da me, ma non ti preoccupare, farò una battuta. È già finito. Dopo questo ritornello con la modulazione e questa mia battutaccia, segue un sol settima e si rifà quindi il ritornello sia in do sia in mi. E poi basta, la canzone è finita. E finendo la canzone dichiaro anche concluso questo video tutorial di chitarra. Bravi! Spero che questo contenuto ti sia piaciuto e soprattutto ti sia stato utile. Questo è il nostro impegno, esserti utili. Dicevo, se ti è piaciuto faccelo sapere mettendo un bel pollice all'insù e soprattutto iscrivendoti al canale YouTube di Accordi e Spartiti, un modo concreto per supportarci e per stimolarci a fare video sempre migliori. E che altro dire, buono studio e buon divertimento con questo meraviglioso brano di Ennio Morricone di Maurizio Costanzo interpretato da Mina, e noi ci vediamo ovviamente in un altro video tutorial di Accordi e Spartiti però. Ciao!